Buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo vlog. Oggi, lunedì, vado ad organizzare nuovamente la mia settimana, quindi mi sono già preparata gli adesivi, la penna, l'agenda e andiamo subito ad aprirla. Ecco qua, questa è la settimana dell'amore, quindi iniziamo con San Valentino. Quindi auguri a tutti gli innamorati e anche ai diversi innamorati, perché non è un amore solo tra coppie, è un amore tra genitori e figli, persone che amano gli animali, oppure se ci sono delle amicizie particolari. Insomma, comunque vado a organizzare la mia settimana, quindi in tutti i giorni vado a scrivere lavoro, perché io lavoro tutti i giorni, a volte anche la domenica. Ecco qua, mentre questa domenica mi tocca il relax, quindi qua vado a scrivere relax, ecco qua. E qui vado a scrivere appunto San Valentino, ecco qua, perché è giusto anche scriverlo. Non farò nulla in questa settimana di particolare, tranne per San Valentino, quindi uscirà un altro video e adesso vado a mettere, a posizionare, a scegliere gli adesivi da inserire in questa settimana. Ne ho scelti un bel po', eccoli qua, adesso andrò a metterli, e anche una mollettina con la scritta ti amo. Ecco, ho già attaccato il tutto e questa è la presentazione della mia settimana del mese di febbraio. Buon San Valentino a tutti ragazzi. Eccoci qua, oggi, sempre in questa giornata, ho voluto comprare gli ovetti Kinder di questa linea. In questa settimana ci sono questi della Miraculous, però ne ho presi 3 più 1. Allora, andiamo ad aprire insieme. Eccolo qua, quindi 4 ovetti, vado a toglierli dalla confezione e poi andiamo ad aprirli insieme, vediamo che sorprese troverò. Allora, pensavo c'erano quelli dei puffi, invece ho trovato questi. Va bene, iniziamo. Allora, ho scelto uno, il primo. Io adoro il cioccolato della Kinder, non so voi, ma io lo adoro, per me è il più buono in assoluto. Andiamo ad aprire e mi sembra che già questa sia una sorpresa di quelli appunto particolari, perché ha la plastichina arancio e no gialla. Il cioccolato lo metto nella scatola, un po' lo mangiucchio, ecco. Andiamo ad aprire e ho trovato il cattivo, ragazzi, no vabbè, il cattivo della serie, del no vabbè, io pensavo di trovare qualche altra sorpresina, invece vado a trovare il cattivo. E vabbè, allora andiamo a montarlo. Questo è là dove si deve appoggiare ed ecco qua, e questa è la prima sorpresa. Andiamo avanti, apriamo il secondo vetto. E anche qui abbiamo trovato la sorpresa, quella particolare.
Tolgo il cioccolato e lo metto nella scatola. Questa pezzettini li mangio io. Allora, vediamo adesso cosa troveremo. Questo cos'ha? Ah, questo mi sembra il cavallo alato. Ah, questa è della linea, quella di Frozen, mi sembra. Eccolo qui, ho trovato il cavallo, questo di qua. E vabbè. Vado a montarlo. Ed eccolo qui. Carino però, dai, tutto sommato. Non sta in piedi. Aspettate che cerco di rimontarlo. Boh. Non lo so, non ci sta in piedi. Ecco, adesso sta in piedi. Andiamo ad aprire il terzo vetto. Vediamo cosa ci sarà al suo interno. Vedete? La plastica dell'ovetto è giallo, quindi ed ecco qua. Anche le briciole, sì, conserviamo tutto. Apriamo questa sorpresa e vado a trovare che cos'è. Allora. Che sarà mai? Cos'è? Un draghetto, cos'è? Ah, vabbè, è un uccellino così, guardate che brutta faccina che c'ha, poverino. Ha le labbra rifatte, scherzo. Andiamo con il quarto ed ultimo vetto. Allora, questo è un po' più faticoso ad aprirlo. Ecco. Stasera scorpacciata di cioccolato Kinder. Buono, buono. Apriamo l'ultima sorpresa, questo lo mettiamo qua, non sto fermo quindi. Cosa ho trovato? Sembra una bambolina. Vediamo che cos'è. Allora, vediamo un po'. Cos'è, una fatina? Sì, una specie di fatina. Andiamo a montarla allora. Questo è facile, penso, da montare, infatti. Eccola qui con i capelli verdi. Oh, ma questi pupazzetti però non stanno lì in piedi, solo il cattivo sta lì in piedi. Bene, ragazzi, questo video termina qui e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo vlog da Pamelo84.